Buongiorno a tutti gli amici della Federazione Italiana Fitness, sono Paolo Rocuzzo, docente senior per il settore fitness e personal trainer. Sono qui quest'oggi per parlarvi di un nuovo percorso nascente che la Federazione prossimamente proporrà a tutti gli affiliati che hanno piacere di iniziare un iter formativo che li porterà a conseguire un diploma prestigioso, quello di Mental Coach. Di che cosa si tratta? Quattro master monotematici, frequentabili anche in maniera indipendente uno rispetto all'altro, che vi porteranno di appuntamento in appuntamento a conseguire, per chi vorrà mettersi in gioco fino all'ultimo, il diploma di operatore mentale. Si tratta di un esperto dei processi mentali, una figura chiave che negli ultimi anni sta acquisendo sempre più importanza, soprattutto in ambito sportivo, ma non solo, anche perché può essere declinato in una triplice veste, quella di business coach, quello di life coach e quello appunto di sport coach, che probabilmente interesserà la gran parte di voi. È una figura che oggi più che mai, soprattutto negli atleti di alto profilo, si accompagna a questi per riuscire a portare i suddetti a obiettivo. Il mental coach non è un problem solver, non è un motivatore e non è neanche uno psicologo, è una figura professionale che si occupa di definire un percorso tramite cui arrivare a un obiettivo tramite la ricerca delle risposte corrette. In effetti, il mental coach, seguendo anche la tradizione della filosofia socratica, non dà risposte, pone solamente delle domande. La risposta viene data dal suo assistito, il quale riesce, lavorando sui processi mentali, a capire quali sono le risposte false che vengono date mediante un percorso di introspezione che porta da un processo di etereducazione a un percorso di autoeducazione. È chiaro che presuppone che ci sia l'incontro con persone che abbiano volontà di cambiamento, perché diversamente frequentare un corso come quello che avrete il piacere di vedere in aula sarà solamente un esercizio di stile. Non è tanto importante in questo caso avere voglia di fare un corso nuovo della Federazione Italiana Fitness, quanto più di vedersi in chiave prospettica, ovvero capaci di cambiare noi stessi. Perché dovremmo fare questo? Semplicemente per il fatto che la mia piccola pratica di un decennio insegna come in questo modo, riuscendo a fare luce sui processi che sono alla base delle nostre decisioni e arginando le risposte che sono sbagliate alle domande giuste, si riesce in questo modo a capire esattamente e a dare i contorni del problema che potrebbe essere dentro di noi e quasi mai fuori da noi. Ecco che allora il mental coach riesce, lavorando con uno sportivo, lavorando con un professionista, lavorando con qualsiasi persona necessiti della sua assistenza, a far capire alla suddetta persona, alla suddetta categoria, quali sono i percorsi giusti per aumentare la performance, cosa che poi generalmente conduce a obiettivo. Performance obiettivo, dicevo poc'anzi, non sono la stessa cosa, perché spesso un ottimo obiettivo, ottimo perché desiderato, può essere raggiunto, ad esempio grazie al caso, mediante una performance di bassa qualità, mentre invece spesso performance di altissime qualità portano solamente per mille motivi X a un risultato discreto. Ecco che in questo caso noi lavoriamo sui processi mentali che sono definibili e che supportano performance di alto livello in modo da condurre man mano a raggiungere tutti gli obiettivi che ci si prefigura e ci si prefigge di raggiungere. Il dialogo, il porre le giuste domande, la capacità di guardarsi dentro introspettivamente per dare le giuste risposte, porta il coachee a dare le soluzioni ai problemi che si pone, alzando la propria performance di livello e arrivando agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il dialogo è la base del metodo del mental coach, nel senso che il rapporto di fiducia che lega l'assistito, il coachee, al coach è assolutamente sacro. Il benessere emotivo che deriva dalla capacità di guardarsi dentro e di dare le giuste risposte alle domande porta nel tempo l'assistito a sviluppare nel percorso formativo che sta seguendo un innalzamento della propria performance complessiva e a raggiungere i risultati che si vogliono conseguire. Naturalmente, perché questo avvenga, ci deve essere un dialogo che porti in buona sostanza ad abbattere le barriere mentali che fungono da fattore limitante per raggiungere i propri scopi. Ecco che allora l'allenamento mentale non serve solamente per aiutare gli sportivi a innalzare la propria performance e a traguardo. Ecco che dunque l'allenamento mentale si configura quale allenamento vero e proprio da affiancare all'allenamento classico che abbiamo conosciuto in passato, ma che oggi come oggi non basta più, perché la preparazione che può avere uno sportivo passa anche attraverso l'allenamento della propria mente. Solo in questo modo sarà possibile lottare e abbattere i limiti mentali, le barriere che la propria capacità di ragionamento impone al gesto sportivo che viene compiuto, in modo tale da riuscire a conseguire un risultato atteso mediante un training di natura diversa. Si tratta di un nuovo servizio offerto alla persona, perché ormai si è capito da anni come la preparazione fisica, soprattutto nel campo dello sportivo, non sia sufficiente. Il nostro italiano vincitore è alle Olimpiadi sui 100 metri, Marcel Jacobs, che ha ampiamente ringraziato la sua mental coach, che lo ha assistito durante il percorso che lo ha portato poi a conseguire il massimo titolo desiderabile da uno sportivo. Ecco, questo ci fa ragionare sul fatto che oggi come oggi le necessità che una persona può avere
nell'ambito della prestazione di alto livello siano quanto mai molteplici. Il panorama è cambiato e con esso siamo cambiati anche noi. Oggi l'essere umano si misura con degli obiettivi spesso sfidanti che vengono percepiti come non raggiungibili, mentre invece si tratta solamente di cambiare la propria impostazione. Quindi il nostro sé ideale si va a scontrare contro un sé ideale che viene poi messo ancora a confronto con un sé imperativo. In buona sostanza, non è importante ciò che gli altri dicono che noi dovremmo essere. E non è neanche tanto importante ciò che noi vorremmo essere, è molto più importante ciò che noi siamo. Quindi il sé ideale e il sé reale vanno ad avvicinarsi e il sé imperativo viene a configurarsi come un obiettivo sfidante, ma in quanto tale non necessariamente contro di noi. E non c'è più un rapporto antagonista io contro qualcosa, bensì compare un rapporto più dualistico e accettabile come il io e qualcosa, come non è che diventa una congiunzione. Insomma, che dirvi, queste poche pillole servono a darvi idea di quello che sarà nel prossimo periodo, nel 2023, allorché partirà questo nuovo corso che vi invito a frequentare, numerosi e come sempre animati da volontà di cambiamento. Per cui vi ringrazio per avermi ascoltato e vi aspetto numerosi, desiderosi di cambiare anche il vostro atteggiamento nei confronti di qualunque obiettivo sfidante abbiate. E con questo un saluto a tutti, da Paolo.